I morti hanno preso il comando del mare e cercano una perla, una ragazza e Jack Sparrow. Per liberare il padre dalla sua maledizione, Harry Turner ha una sola possibilità: recuperare il tridente di Poseidone. E per farlo avrà bisogno del pirata Jack Sparrow e dell'astronoma Carina Smith. Arrivare al tridente non sarà un'impresa facile e i tre dovranno affrontare il terribile capitano Salazar, ridotto ad un morto vivente in cerca di vendetta. Una maledizione e una coppia di giovani attratti l'uno dall'altra sono i protagonisti di questo episodio, in cui la componente di avventura è avvincente, ma si ripropone lo stesso soggetto del primo capitolo e si insiste sui medesimi temi, quasi come fosse un remake girato a grande richiesta del pubblico. Oltre alle storie, ad essere clonati sono anche i volti. In un flashback su Sparrow, il viso del giovane Depp viene ricostruito al computer in una mimesi inquietante, forse la più lunga sequenza di ricostruzione digitale del volto di un attore vista finora. Salvo alcuni tratti di sceneggiatura scarsamente sviluppati, la vendetta di Salazar funziona, complice un valido villain sorretto da notevoli effetti speciali. Ma la sensazione di essere considerati alla stregua di automi poco esigenti è difficile da allontanare e aleggia fino all'immancabile controfinale, dopo i titoli di coda.